Ciao orsi del barbecue e benvenuti in questa nuova puntata di Abruzzo Barbecue Meets. Oggi siamo a San Giovanni Teatino e come vedete ci troviamo... Abruzzo BBQ è la prima barbecue community 100% abruzzese dedicata agli amanti della griglia. In un unico portale tutto ciò che serve per una grigliata perfetta. A parlarne il community manager Sergio Accorona davanti a un barbecue nuovo di zecca dice: ci siamo chiesti cosa grigliamo cercando su internet il vuoto, ed è per questo che è nata l'idea di una BBQ, una piattaforma per rispondere a tutte le esigenze e a una comunità di appassionati. Questa iniziativa nasce perché avevamo necessità di trovare tutto ciò che riguarda il barbecue, quindi cosa cuocere e come cuocerlo, e non avevamo dei punti di riferimento in Abruzzo per trovare carne, quindi, oppure strumenti per cuocere, e quindi abbiamo deciso di creare un sito web dove inserire tutte queste informazioni. Ricordiamo il sito www.abruzzobbq.it. In questo sito sono presenti dei video, delle spiegazioni, dove è possibile accendere dei fuochi, perché non sempre si possono accendere fuochi liberi. I fuochi liberi assolutamente non si possono accendere al di fuori delle aree deputate all'accensione, appunto, che sono aree spesso in muratura oppure comunque delimitate, al di fuori di una zona verde, quindi. Ed è assolutamente recensito all'interno del nostro sito nella sezione dedicata ai punti fuoco del barbecue, ma comunque all'interno del sito noi pubblichiamo un sacco di informazioni, ricette, tutto ciò che può interessare l'Abruzzo del barbecue e il barbecue in generale. Insomma, non solo arrosticini, mi pare di capire. Non solo arrosticini, gli arrosticini ovviamente li lasciamo sempre come punto fondamentale della nostra cultura, però non solo questo, perché c'è tanto altro che si può scoprire all'interno del mondo barbecue. Cosa è possibile trovare sul vostro sito e sulla vostra pagina Facebook e sul canale YouTube? È possibile trovare ricette su come preparare carni, come preparare salse, come allestire un pezzo di carne o comunque qualsiasi cosa che sia da cuocere sul barbecue. È possibile trovare punti vendita dove acquistare merce, dove acquistare materia prima da cuocere sul barbecue, e tutti quei consigli che possono servire a chi vuole entrare in questo mondo oppure ha già un barbecue e vuole avventurarsi all'interno della nostra meravigliosa regione. Non solo cibo, ma anche momenti di aggregazione per riscoprire il nostro ambiente e il nostro territorio. Decisamente, perché il fuoco da sempre è un punto di aggregazione sociale, quindi con il fuoco noi riusciamo a creare convivialità, riusciamo a creare amicizia, condivisione, riusciamo anche a creare cultura e riusciamo a creare anche turismo.